Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi vi voglio presentare un lavoro, più che la macchina, diciamo un lavoro un po' particolare che non abbiamo mai valorizzato sui video e riguarda appunto il discorso della D-Blue. Allora, questa è una normalissima Audi A6 col motore 3000 turbo diesel che avevamo già fatto tempo fa ottimizzazione dei parametri della centralina elettronica tramite appunto il collegamento via OBD. Abbiamo rivisto i parametri della centralina andando a guadagnare i valori di coppia, valori di potenza, un lavoro che abbiamo fatto circa un anno e mezzo, due anni fa. Macchina sempre andata benissimo, cliente soddisfatto. Ci ha chiamato poco prima delle vacanze dicendoci che appunto aveva questo problema sulla D-Blue che continuava, nonostante che il serbatoio fosse pieno, continuava a dare segnali come se in pratica la D-Blue mancasse. E questo è un tipo di problema. La D-Blue ormai fa parte di tutte quelle generazioni di filtri antiparticolato di ultima, gli ultimi filtri antiparticolato hanno più o meno tutti questo additivo. La D-Blue è un additivo che viene, un serbatoio con un liquido che poi è un additivo che viene iniettato alla fine dello scarico e serve per abbattere ulteriormente quelle che sono le, diciamo, un po' l'odore e anche abbattere ulteriormente diciamo le sostanze inquinanti. E fin qui nulla da dire. Il problema che cos'è? Che su parecchie vetture, adesso Audi ce ne sono capitate poche, ce ne sono capitate ad esempio tantissime Mazda, che è proprio un problema quasi endemico sulle Mazda e anche su altre macchine francesi, dove appunto viene fuori questo, dopo un po' di anni, viene fuori questo segnale che è un segnale fittizio. Cioè il serbatoio è pieno di liquido e il segnale che viene dato alla centralina elettronica viceversa dice attenzione che il livello della D-Blue è scarso e dà un chilometraggio entro il quale bisognerebbe riempire il serbatoio, di solito sono 2000 km, quindi c'è un countdown da 0 a 2000 km e se uno non risolve il problema entro i 2000 km la macchina si blocca. Il problema è appunto che da un punto di vista pratico non è la mancanza della D-Blue, perché le prime che abbiamo visto siamo andati a vedere, dico manca la D-Blue, andiamo a vedere. No, non è la D-Blue che manca, è proprio un problema legato al pescante all'interno del serbatoio della D-Blue che crea questo tipo di problematica. Peccato che nella stragrande maggioranza dei casi per risolvere il problema vada cambiato tutto, non è che si cambia solo per dire il pescante, quindi con poco si risolve, bisogna proprio cambiare, bisogna smontare tutto, quindi già quello non è una cosa agevole, bisogna cambiare tutto il serbatoio con le sonde, con il pescante, rimontare il tutto e questo non è che poi garantisce in maniera assoluta che il problema non si ripresenti. A memoria è capitato su alcune Mazda, come dicevo, le prime Mazda abbiamo cambiato il serbatoio o i clienti sono andati direttamente in Mazda a cambiare il serbatoio e dopo sei mesi, un anno, il problema si è ripresentato. Siccome un lavoro del genere supera sicuramente i 1.000-1.500 euro, se uno lo fa in assistenza supera tranquillamente i 1.500 euro, da noi spende un po' meno, ma comunque è sempre un lavoro costoso, è come si suol dire un problema che se si può come dire eliminare forse è la strada migliore. È un po', faccio il paragone, è un po' come tutte quelle macchine che ci portano, più datate ovviamente, che hanno i sistemi, i filtri antiparticolato di vecchissima generazione, dove appunto soprattutto quelle che andavano dal 2008 al 2011, dove questi FAP di prima generazione, quindi non con la D-Blue, la cerina o cose del genere, buttavano dentro con il quinto iniettore il gasolio che se veniva interrotta la rigenerazione finiva direttamente nella coppa dell'olio e questo ha creato un sacco di problemi, aumentando chiaramente la pressione del motore e la diluizione dell'olio, ha creato un sacco di rotture di motori che veramente
critici per questa fascia di macchine, soprattutto per quelli che facevano poca strada o appunto andavano spesso in città. Quindi quando ci trovavamo o ci troviamo di fronte a questo genere di problematiche, nostro malgrado, chiariamo sempre che togliere il FAP non sarebbe consentito da un punto di vista di omologazione della vettura, però andare a mettere un FAP nuovo su una macchina che magari vale 1500 euro o a questo punto eliminare il problema, tante volte gioco forza procediamo per eliminare il problema alla base. Ecco, ritornando nello specifico a questo problema, diciamo che la soluzione di questo problema è più semplice rispetto al FAP, perché mentre il FAP, per poterlo diciamo disabilitare o eliminare, andiamo in maniera chiara, bisogna toglierlo proprio, smontare il barilotto del FAP, toglierlo fisicamente, rimontarlo ovviamente lasciando quello che è il catalizzatore, e poi entrando in centralina elettronica bisogna disabilitare i cicli di pulizia. In questo caso invece il problema è più semplice, perché noi la parte meccanica, il famoso serbatoio del quale vi parlavo prima, il pescante, non lo tocchiamo, andiamo solo a disabilitare il funzionamento del sistema tramite elettronica. Quindi ritorniamo, ripeschiamo quello che era il file che avevamo corretto 2 anni fa e andiamo a pescare nelle varie, diciamo, nei vari riquadri elettronici quello che riguarda l'additivazione tramite FAP, e con un sistema molto semplice viene esclusa l'additivazione. Poi ovviamente bisogna fare un lavoro particolare sulle sonde che arrivano al serbatoio, ma da un punto di vista pratico il 90-95% riguarda solo una lavorazione elettronica. Quindi con un costo relativamente semplice, costa se vogliamo anche meno che non una rimappatura della centralina, riusciamo a rimettere in sesto questa macchina, che comunque rimane diciamo a norma, perché comunque il FAP rimane. Quello che viene tolto è questa sorta di additivo che serve appunto per andare a togliere, come dicevo, questa puzza che tante volte le macchine, quando fanno le macchine diesel, quando fanno la rigenerazione, si sente. Quindi andiamo a togliere una piccola parte della linea che tiene la macchina a norma, quindi la macchina rimane comunque a norma anche se non ha il serbatoio della D-Blu. Io direi che comunque un lavoro piccolo ma interessante, valeva la pena farvelo vedere. Io direi che anche per oggi è tutto, per questa Audi A6 è tutto, quindi cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. E ultima raccomandazione, andate a vedere il sito www.9000giri.it e soprattutto nell'archivio elaborazioni, dove troverete più di 3600 schede vettura, troverete anche la scheda vettura di questa macchina con i relativi filmati, e andatevi a guardare anche un po' tutta la parte operativa di che cosa noi facciamo a livello di motore, assetto, impianto frenante, estetica. Mi farete sicuramente una cultura, è un sito veramente molto molto completo con una miriade di informazioni. Per qualunque altro quesito mi trovate sempre in sede 0273833175, io sono sempre disponibile dal lunedì al venerdì. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima!